Per comprendere la filosofia di Marx è necessario anzitutto comprendere quella di Feuerbach. Gli allievi di Hegel si divisero tra vecchi hegeliani, o destra hegeliana, che interpretavano Hegel in senso religioso e la sua dialettica come conservatrice, e i giovani hegeliani, o sinistra hegeliana, che invece volevano cambiare le cose e consideravano Hegel in senso più materialistico e la sua dialettica come un motore dell'evoluzione della storia. Abbiamo anche gli hegeliani di centro come Rosenkrantz. La questione centrale è una frase di Hegel. Hegel sosteneva che filosofia e religione spiegassero la stessa cosa. Destra e sinistra si chiesero in che senso. La destra sostiene che la filosofia conservi la religione, la sinistra che la superi. Addirittura Bauer negò il concetto stesso di storicità hegeliana. Arriviamo quindi a Feuerbach, il quale nasce da Hegel, ma critica Hegel stesso, anzitutto il suo forte materialismo, come sappiamo. Secondo Feuerbach, essere è il soggetto, e pensiero è predicato, quindi il pensiero, le idee, l'assoluto, nascono dal soggetto, nascono dall'essere, dalla materia, dalla mente umana. L'idealismo sbaglia perché reifica il predicato, inverte causa ed effetto, facendo diventare il pensiero soggetto e l'essere predicato, e quindi che la realtà sia creata dallo spirito. È l'essere che pensa, non è il pensiero che è. Quindi, forte materialismo, esiste la materia, esistono gli umani e le idee e tutte quelle cose spirituali sono semplici concetti. Celebre è il proverbio di Feuerbach: l'uomo è ciò che mangia, cosa che sappiamo essere scientificamente vera. Le nostre cellule si ricambiano costantemente e il materiale per crearne di nuove lo otteniamo da ciò che mangiamo. Ma questa frase ci comunica soprattutto la profonda unità psicofisica dell'uomo e come questo è determinato dalle condizioni materiali, come fame e sete, che influenzano quelle spirituali tipo felicità o moralità. Cosa che sarà confermata da Damasio, che oggi ci spiega come i sentimenti irrazionali influenzano nel ragionamento conscio. Un forte umanesimo naturalista, quindi. Amore per l'uomo. Per Feuerbach, amore e essere sono intrinsecamente legati, tanto che lui disse «non c'è tu senza io». Cosa che influenzerà Marx e che invece Stirner rigetta completamente in favore di un io assoluto. E ovviamente ateismo, Dio non esiste ed è una proiezione data da alienazione, un concetto hegelianamente usato contro Hegel stesso. Come nasce la religione? Secondo Feuerbach, l'uomo ha iniziato a vivere e a vivificare gli enti naturali da cui era dipendente, quindi la luce, il fuoco, l'acqua, ricordate le prime lezioni di filosofia? In seguito siamo giunti alla nascita di stati e quindi al concetto di legge, gerarchia e giustizia, e sono nati i politeismi classici con una divinità che fa da capo e giudice per l'ordine del cosmo, e poi al monoteismo, quindi la creazione di una sola divinità, la quale è frutto appunto di alienazione. L'alienazione è quel processo con cui la mente umana avviene una scissione al suo interno e l'uomo pone fuor di sé qualcosa che è in realtà in sé e si sottomette in modo umiliante, pensate all'autoflagellazione o ai digiuni. Dio è infatti creato con caratteristiche che l'uomo ha e considera buone e portato all'assoluto. È buono perché noi siamo buoni, è intelligente perché noi siamo intelligenti e così via. Il mistero della teologia è quello dell'antropologia. Antropologia, dice Feuerbach, ove manca la certezza matematica, inizia la teologia, accusando Hegel di fare teologia mascherata e statolatria. L'uomo, per potenziare Dio, toglie a se stesso, svilendosi. Dio rappresenta quindi un mix di ignoranza, reificazione delle idee, di vivificazione di realtà naturali più forti di noi, di alienazione ed infine di trasformazione di un concetto di desiderio umano come reale. Come disse Feuerbach, Dio è l'ottativo del cuore trasformato in presenza felice. Secondo Feuerbach, l'umanità sin dal Rinascimento è in una missione per liberarsi progressivamente dalla religione, e il panteismo è un passo in avanti perché, secondo lui, almeno Dio non è personale. Pare che abbia scritto ad Hegel, ma lui non gli rispose, ignorato dal senpai proprio. E ora parliamo di Marx, eh? Guardali lì, tutti ansiosi di sentirvene parlare. In questa lezione spiegheremo come Marx è arrivato a pensare quello che ha pensato. Parleremo della sua vita, mostrandovi anche il lato personale di Marx, facendovelo un po' conoscere, sfatando alcuni miti. Marx era di famiglia ebraica, ma personalmente ateo. Il suo liceo venne stormato dalla polizia perché qualcuno aveva diffuso dei manifesti liberali. Questo ci fa capire l'epoca reazionaria in cui viveva Marx. Da giovane Marx era molto impetuoso, addirittura sfidò un tizio a duello per un litigio. Amava divertirsi e fu solo con il matrimonio che mise la testa a posto. La moglie lo amava profondamente e lui amava lei. E lei considerava eroica la sua causa politica. Ebbero molti figli, ma sapete bene i tempi che correvano, solo pochi arrivarono all'età adulta. Uno dei primi miti su Marx è che lui non abbia mai lavorato e che non conoscesse come funziona il mondo del lavoro e del capitalismo. In realtà Marx lavorò, eppure molte volte, ed Engels, suo miglior amico, era egli stesso un capitalista di grande successo. Questo anche per criticare l'idea che se uno è comunista deve essere anche povero. Questa è un'idea tutta da italietta media di Canale 5, di chi Marx non l'ha mai né letto né capito, e pensa che siccome Marx odia il capitalismo, allora devo odiare i soldi e
il benessere e dovrebbe per coerenza vivere nelle caverne, come fa Diego Fusaro, uno dei più famosi antimarxisti italiani, e basta andare sul suo sito per vedere quanto critica aspramente Marx su tutto, e non sono d'accordo quasi su niente quei due. Giusto per rispondere anche a chi dice che Fusaro è un comunista. Fusaro, dicevo, che critica Saviano per l'attico a New York come se fosse un male essere ricchi, lui che ha la villetta e si fa le vacanze in barca che è ricchissimo. Invece Marx spiega che, fino a quando c'è un sistema vigente, bisogna vivere purtroppo nelle regole di quel sistema. Chi odiava il Medioevo non è che per coerenza doveva morire di fame. È il sistema che deve cambiare tutto. Se un capitalista rinunciasse a tutti i suoi soldi donandoli in beneficenza, non cambierà nulla per il mondo intero. Sarebbe una goccia nel mare. Un altro capitalista prenderà il suo posto. Ora, le basi della filosofia di Marx sono i classici tedeschi, da Hegel a Feuerbach, gli economisti liberali, da Smith a Ricardo, e i socialisti, da Saint-Simon a Owen. Ora, Marx critica Hegel usando Feuerbach e critica Feuerbach usando Hegel. Critica Hegel per il suo idealismo, preferendo il materialismo di Feuerbach e la sinistra hegeliana. L'economia nasce in primis dalle condizioni materiali e non dalle idee, e di nuovo l'ateismo. In secondo luogo, accusa Hegel di fare misticismo logico perché occulta lo spirito dell'umanità dietro le istituzioni, quando invece sarebbero le condizioni materiali a dettare la storia. Critica il conservatorismo di Hegel, secondo cui lo Stato è una manifestazione necessaria dell'umanità e allora com'è possibile ribellarsi? Inoltre dice che la storia non fa nulla, non ha soldi, non combatte. Sono gli uomini a fare queste cose, gli uomini padroni del proprio destino. Ma critica anche Feuerbach, perché egli non riconosce la dialettica hegeliana e la storicità che guida lo sviluppo dell'umanità. Critica inoltre la sinistra hegeliana accusandola di falsa coscienza, ossia coloro che fanno tante belle idee contro il capitalismo sperando che le idee cambieranno il mondo, quando in realtà dovrebbero uscire dalla loro torre d'avorio e andare a cambiare il mondo fisicamente, compiendo delle rivoluzioni. I belati filosofici che non scuotono il mondo, ma dicono solo frasi. Marx osserva che c'è una scissione tra società civile e Stato, scissione assente nella polis greca, in cui una persona è al tempo stesso cittadino, quindi uguale a tutti e dovrebbe servire tutti, sia membro di una certa classe economica e quindi con degli interessi contrari alle altre classi. In terra sei borghese, in cielo sei cittadino. E appunto il cielo non esiste, è un costrutto sociale. La vera realtà materiale è quella della classe. Lo Stato obbedisce di fatto agli interessi di una classe opprimendo le altre. Fondamentale per Marx è il concetto di struttura e sovrastruttura. La struttura è costituita dalle componenti materiali che formano il tessuto economico, ossia le forze produttive, i lavoratori, i mezzi di produzione, le conoscenze scientifiche, oltre che i rapporti di produzione, ovviamente. È l'industria, il sistema economico. E poi c'è la sovrastruttura, invece, che è il sistema culturale che sta sopra, che deriva da questo, e il suo supporto ideologico, che sostiene la struttura e fa sembrarla necessaria. La legge, la polizia, l'arte, la cultura, l'etica, la filosofia. Ogni filosofo è figlio del suo contesto storico-economico, se ci fate caso rivedendovi le mie lezioni. E quindi, se la struttura è il capitalismo, la sovrastruttura sono tutte quelle idee come religione, come la proprietà privata è un diritto assoluto ed eterno, tutte quelle ideologie che tengono in piedi questo sistema. Ma la sovrastruttura dipende dalla struttura, e se cambia la struttura, cambia anche quella. Da qui deriva la critica di Marx alla religione, che considera oppio dei popoli, ossia come i popoli oppressi si consolano, immaginando un al di là dove il loro lavoro sarà ricompensato. Marx non è come Feuerbach che critica la religione in sé. Per Marx la religione è solo secondaria al sistema economico, e se elimini quello, elimini la religione. Qui sfatiamo un altro mito secondo cui per essere marxisti bisogna essere atei. Non solo quasi tutti i marxisti di prima linea erano religiosi, così come suppongo la maggior parte dei marxisti italiani, per ovvi motivi, ma chi dice questa cosa non ha compreso come funziona il marxismo e ricade nella fallacia di Feuerbach. Se uno crede nelle idee economiche e politiche di Marx, è un marxista. Poco importa cosa crede che stia nel cielo o meno, perché quella cosa non influenza il corso dell'economia. Marx critica gli economisti della sua epoca perché commettono il gravissimo errore di studiare le leggi del capitalismo e pensare che siano le leggi dell'economia in generale, che siano eterne, come il pesce rosso che pensa che il mondo sia tutta la sua bolla. In realtà, dice giustamente Marx, devono comprendere questa fase all'interno del giusto contesto e processo storico. Nella storia ci sono stati diversi temi economici, ognuno con leggi diverse che non si applicano agli altri. Ogni volta i rapporti di produzione sono mantenuti solo fino a quando le forze produttive non sono diventate ostacoli. A quel punto avviene la rivolta di classe. Tradotto, una classe ha il potere solo perché ha il controllo dei mezzi di produzione, ma quando una nuova classe con nuovi mezzi di produzione migliori diventa più potente economicamente, lo diventerà anche politicamente. Vedete la dialettica servo-padrone. Marx fu uno dei primi a trattare la storia come una scienza. Si è partiti dal comunismo primitivo, in cui gli umani vivevano in tribù e condividevano i beni ma erano poveri. Si passa poi al sistema asiatico o assolutismo, con la nascita dei grandi imperi in cui un uomo aveva tutto il potere temporale e spirituale. Si passa poi al sistema schiavistico, tipo dell'impero romano, in cui ci sono varie classi e il capo di stato ha un potere limitato.
E poi al sistema feudale, in cui gli aristocratici hanno il potere opprimendo i borghesi e i lavoratori, e in cui almeno tutti sono riconosciuti come umani. E poi il capitalismo, in cui tutti gli uomini sono uguali formalmente, ma non sostanzialmente. Ossia, in tribunale essere trattato come il ricco, ma poi morire di fame per strada e a nessuno frega niente. Come potete osservare, ogni volta c'è stato un lieve miglioramento delle condizioni politiche, si è passati dall'uomo con tutto il potere, ad un impero più equilibrato, all'abolizione della schiavitù e al riconoscimento dell'uguaglianza formale. Ogni volta i sistemi economici durano un pochino di meno, l'assolutismo è durato per millenni, lo schiavismo, figuriamoci il comunismo primitivo del paleolitico, lo schiavismo per tantissimi secoli, il feudalesimo per pochi secoli, il capitalismo esiste da molto poco e già mostra problemi, secondo Marx. Ogni volta una classe che prima stava sotto ha distrutto quella che stava sopra, i feudatari sconfiggono i capitalisti, abolendo la schiavitù, i borghesi nella rivoluzione francese distruggono i feudatari, abolendo il feudalesimo, proprio perché il sistema latifundista, su cui si basava il feudalesimo, era stato superato dal sistema industriale in mano ai borghesi, proprio all'epoca della rivoluzione francese. E ogni volta lo Stato è passato di mano in mano ad una nuova classe che lo ha usato per fare i suoi interessi. In questo momento storico la classe dominante è la borghesia, ossia i grandi finanzieri, le grandi corporazioni, multinazionali, capitalistiche. Lo Stato serve i loro interessi, infatti ti mandano la polizia a casa se tu violi la proprietà privata, se tu scarichi una canzone o violi il copyright, ma non ti mandano la polizia a casa se lasci morire di fame il tuo vicino, perché appunto lo Stato serve gli interessi della classe ossessionata dal denaro. Ogni volta ci sono meno classi, nel capitalismo ce ne sono solo due, la borghesia e il proletariato. Altro mito da sfatare è che Marx odia il capitalismo. Non è vero. Marx adorava il capitalismo, lo definì il miglior sistema economico mai creato dall'uomo. Semplicemente dice che ha dei difetti, che non è il migliore possibile e soprattutto che non è l'ultimo. Marx amava il capitalismo molto più di certi economisti ultraliberisti, perché loro amano un pupazzo privo di difetti inesistente che loro dicono essere il capitalismo. Marx invece elogiava il capitalismo nonostante i suoi difetti, e direi che questa è l'ammirazione più onesta. Comunque, Marx mostra le contraddizioni interne al capitalismo, che lo rendono un sistema di sfruttamento ingiusto e destinato a crollare. Il migliore tra gli ingiusti, ma sempre ingiusto. Il capitalismo atomizza la società, ponendo ogni uomo contro gli altri in una competizione spietata. Il capitalismo si considera il mondo naturale, quando in realtà è una sovrastruttura, quindi pensare che l'illusione sia più reale della realtà. L'iperrealtà è un concetto che appunto un comunista ideerà nel futuro. Con la mistificazione del mercato sopra la realtà del lavoro, si pensi alla differenza tra economia reale ed economia speculativa, o a quanto il 90% del denaro circolante è digitale. Tutto questo ci conduce all'alienazione. L'alienazione hegeliana consiste appunto in come l'uomo lavorando mette una parte di se stesso nel suo lavoro, ma in questo modo se ne distacca e finisce per dimenticare che è sua e finisce per farsi opprimere da se stesso. L'alienazione quindi è quadruplice: alienato verso il prodotto del suo lavoro, non è suo ma viene rubato dal capitalista, il quale prontamente risponde che il lavoratore ha liberamente scelto di lavorare per lui, anche se noi non consideriamo libera una persona che può scegliere se fare qualcosa o venire sparato in testa, eppure si considera libero qualcuno che o si fa sfruttare o muore di fame. Alienato rispetto all'attività, che è forzata, l'uomo si sente una bestia e si comporta da bestia, stordendosi nel mangiare, nel bere e nel procreare, e passa una vita che per un terzo è vissuta nel sonno, per un terzo nel lavoro e l'ultimo terzo a cercare di dimenticare quanto soffre. Alienato rispetto al Wesen, ossia all'essenza umana, perché l'uomo per sua natura vuole essere libero, ma così non lo è. È alienato rispetto al prossimo, che o lo sfrutta oppure ci deve competere. L'uomo dimentica di essere uomo e che gli altri sono uomini, finendo per diventare oggetto e per far diventare gli altri oggetti. E quindi il capitalismo, come tutti i sistemi, porta in sé i semi della sua distruzione, l'esigenza dialettica del sistema che verrà dopo, ossia il socialismo. Restano solo due classi, borghesia e proletariato. Entrambe si distruggono a vicenda, la borghesia sfruttando i proletari e i proletari con la rivoluzione. Dunque, abbiamo parlato di filosofi tedeschi, ora parliamo degli economisti. Marx non contraddice l'economia capitalista, anzi le dà ragione proprio da quel punto di vista, dimostra i suoi difetti. Marx si chiede: cos'è il valore? Distingue due tipi di valore. Il valore d'uso, a cosa una cosa ti può servire come oggetto, che è relativo perché ad alcune persone può interessare, altre meno. E il valore di scambio, ossia cosa puoi ottenere in cambio di quell'oggetto. Attenzione, il valore è diverso dal prezzo, dice Marx, cioè una cosa può avere un certo valore, ma un mercante bravo la potrà magari portare in un luogo dove c'è molta domanda, o le farà una buona pubblicità, o il prezzo salirà quindi di molto. Ma da cosa deriva il valore di una merce? Marx dice che una delle cause di valore è il lavoro, suonano pure simili. Più il lavoro è necessario in media per produrre una cosa, più quella cosa avrà valore, anche per una semplice questione di costi. Se hai dovuto pagare tot qualcuno per crearla, chiederai almeno quel tot per fare profitto. Di conseguenza la merce è un lavoro cristallizzato, e Marx è uno dei primi a considerare, come aveva fatto anche Riccardo, il lavoro come una vera merce. L'errore del capitalismo è quello del feticismo della merce, ossia credere che la merce abbia un valore di per sé, per magia. In realtà la merce ha solo un valore relativo, che dipende dalla domanda, dall'offerta, dal valore d'uso, di scambio, dal lavoro, da tutte queste cose, come dice Marx.
Quindi l'alienazione del lavoro, il mio lavoro, viene portato via, cristallizzato in una merce e rubato. Mi si contrappone ostile. Io sono in guerra con me stesso, ora. Il capitalismo ha lo scopo di aumentare il profitto, questo è ovvio. Quindi si basa sul ciclo denaro, merce più denaro, ossia io uso del denaro per comprare qualcosa che poi venderò ad un prezzo maggiore di quello iniziale. Quindi il capitalismo ha bisogno di un profitto netto, di un più denaro. Da dove deriva il netto? Non deriva dal denaro, che è solo un mezzo di scambio, di suo non vale nulla. Statisticamente non deriva nemmeno dallo scambio, anche perché nessuno comprerebbe una merce ad un prezzo superiore al suo valore di scambio, ma nella produzione. In pratica, cosa succede? Il capitalista paga il lavoratore per il suo lavoro, in cui, come abbiamo visto, di fatto ruba il frutto a cui non contribuisce. Sappiamo che un'azienda può autogestirsi, quindi la figura del capitalista dal punto di vista marxista è parassitaria. Il lavoratore è una creatura creativa e abile ed è capace di produrre più valore di quanto è pagato. Ossia, l'imprenditore può pagarlo per lavorare 10 ore e produrre 10 sedie, ma il lavoratore volendo può anche produrre 12 sedie. A parità di pagamento, questo è un profitto netto per il capitalista. Quindi il plus valore è dato dal plus lavoro. Come fa il capitalista ad aumentare il plus lavoro? Inizialmente cerca di aumentare le ore di lavoro, ma questo dopo un po' diventa controproducente. Così si passa prima alla cooperazione, poi alla manifattura ed infine alle macchine. Investire sulle macchine, perché con le macchine l'uomo può, a parità di ore di lavoro, produrre di più se assistito da una macchina. Ed in effetti i mezzi di produzione sono cambiati nel tempo aumentando la produttività. Quindi Marx distingue due tipi di capitale. Il capitale variabile, che è quello investito nei salari, e il capitale costante investito nelle macchine. Il plus valore dipende dal capitale variabile. Ora, il saggio del plus valore dipende dal rapporto tra plus valore e capitale variabile. Il saggio del profitto non coincide con il saggio del plus valore, perché deve considerare le spese di fabbrica. Nasce dal rapporto tra plus valore e la somma tra capitale costante e variabile. Ora, se ci fate caso, il saggio del profitto è sempre inferiore al saggio del plus valore. Detto in parole povere, il guadagno tende ad essere lo stesso lordo, ma in netto le spese per aggiornare le tecnologie aumentano e quindi il saggio del profitto cala con il tempo. Questo significa che, secondo Marx, con il tempo il capitalismo è destinato a fallire perché le aziende avranno sempre più difficoltà a fare guadagni netti. Marx aveva predetto che in questo modo le aziende con il tempo avrebbero iniziato a fallire e venire inglobate da aziende più grosse e così via, perché un'azienda più ricca è più produttiva, è, e quindi più merci mette nel mercato e quindi può venderla a prezzi migliori, distruggendo la concorrenza. Marx predice che ad un certo punto prevede tutte le contraddizioni del capitalismo, e le crisi di sovrapproduzione, e lo sfruttamento, la caduta del saggio del profitto, la corruzione, eccetera. Si arriverà ad un momento in cui una percentuale minuscola della popolazione ha quasi tutto il capitale in mano e tutti gli altri sono o disoccupati, quelli che lui chiama leva occupazionale di riserva, o lavoratori, ma tutti ugualmente oppressi. Ed è qui che inizia la rivoluzione. Il saggio del profitto è stato criticato da diversi economisti successivi, soprattutto della destra storica, ma nessuna di queste critiche ha retto la prova nel tempo inizialmente. Mi ricordo ad esempio di Occhiscio. C'è ancora qualcuno che lo cita, nonostante non solo il suo teorema sia stato demolito da secoli, ma anche Occhiscio stesso lo rinnegò in vita. Su questa cosa del saggio del profitto, inizialmente prese in giro dagli economisti antimarxisti, si è finito per creare un dibattito enorme, con centinaia di studi diversi, scuole di pensiero, analisi, teoremi sempre più complicati e molti economisti hanno idee diverse. Stando alle economia moderna, sembrerebbe che Marx, nel bene e nel male, ci abbia preso, perché analizzando numerosi studi che guardano non nel breve termine, ma nel lungo termine, risulta evidente che il rate of profit statisticamente sta calando da più di un secolo e non sembra riprendersi. Per chi fosse interessato, in descrizione metto uno studio. Ma non è certo solo questo, sappiamo che il denaro si sta accumulando sempre di più nelle mani di poche persone. Fino a qualche decennio fa, il 10% della popolazione aveva il 50% della ricchezza mondiale. Poi divenne l'1%, poi lo 0,1%, poi l'1% dell'1% e così via. Poi divennero le prime 10 entità economiche, poi le prime 8 e oggi sono le prime 5. Ripeto, 5 hanno più ricchezza di metà della popolazione. Ci sono aziende più ricche di interi paesi. Il livello di disuguaglianza economica, anche questo è stato misurato, è cresciuto dai tempi di Marx. Insomma, viviamo in un pianeta con una montagna di benessere, ma è quasi tutto nelle mani di pochi e gli altri devono litigarsi gli spiccioli. Nessuno sano di mente penserebbe che 5 persone più ricche del 50% del pianeta messo insieme siano qualcosa di normale. È palesemente un sistema patologico, questo. E fidatevi di questa mia predizione. In futuro saranno ancora di meno, con ancora più soldi. Il trend è evidente e nessuno lo ha mai fermato. Il problema del capitalismo, secondo Marx, è proprio questo. Si basa sull'interesse egoistico e non sul bene della popolazione. Quindi abbiamo il paradosso che ci sono milioni di case vuote in affitto e tantissimi senza tetto. Abbiamo cicli di sovrapproduzione. Marx ha quindi predetto la crisi del 29, prima considerata una follia.
Pensate a quanto poco costerebbe sfamare tutti i bambini africani di sto mondo, eppure non lo facciamo. Ci sono 10 euro sul tavolo, il miliardario se ne prende 9 e poi guardando l'italiano gli dice di stare attento perché il migrante vuole prendersi il suo euro rimanente. E così abbiamo una guerra tra poveri, adorata da chi sta al potere. Il capitalismo si basa sulla competizione e siamo abituati ormai al dogma secondo cui la competizione è sempre positiva, amen. Non ha mai effetti negativi, amen, e che non esistono alternative. E infatti lo si vede bene quanto la competizione fa bene al mercato con l'attuale situazione delle copie di Netflix. La competizione, spiega Marx, è in realtà un caotico disperdersi delle risorse, che sarebbero molto meglio ottimizzate se unite insieme in una cooperazione unica. Del resto gli americani non sono arrivati sulla Luna con un'azienda privata, ma con la NASA. Il termine stesso, concorrenza, implica che questa tende a sparire, nel senso che una delle due aziende vince e l'altra fallisce, e quindi con il tempo si formano aziende sempre più grosse e per quelle piccole è sempre più difficile emergere, e abbiamo le prove. Pensate a come metà delle aziende appena nate fallisce nel primo anno. Nel primo anno! Ci sarebbe bisogno di denaro nella ricerca del cancro, eppure preferiamo spendere miliardi, che sono tempo, lavoro e risorse, in modi creativi per distruggerci tra noi, mentre l'ambiente ci muore attorno. E riguardo proprio l'ambiente, Marx ci mostra come il capitalismo non tende al bene della società e al miglioramento, bensì al proprio egoismo. Le aziende non avrebbero mai spontaneamente iniziato a diminuire i propri guadagni per diminuire l'inquinamento, se non fossero state obbligate dallo Stato. L'idea che il mercato si regoli magicamente da solo, nella direzione migliore possibile, è una cagata pazzesca. E ora darò qualche di marxismo a Diego Fusaro, che penso ne abbia bisogno. Fusaro, come sappiamo, è un forte nazionalista e isolazionista, sostiene che per combattere quello che lui chiama il turbocapitalismo è necessario che ogni cultura si isoli e sia conservatrice nella sua cultura e tradizioni, non importa se siano giuste o sbagliate. In realtà si sbaglia, perché Marx mostra come il capitalismo è un fenomeno intrinsecamente globale e i mercati abbattono le barriere culturali, e la cosa è positiva per i proletari, poiché in questo modo è comune lo sfruttamento mondiale diventa l'entità della rivolta futura. In parole povere, è giusto rompere le barriere nazionali, per Marx, così che tutti i proletari siano fratelli nella loro comune condizione. Diego Fusaro, quindi, imponendo delle barriere nazionali più forti, è ironicamente il miglior alleato e fedele amico del turbocapitalismo, nonché servo delle grandi compagnie. Marx si espresse molto chiaramente a favore del libero mercato, criticando il protezionismo come mezzo di sfruttamento della manifattura locale. Marx predisse che se l'America avesse avviato il libero mercato, avrebbe battuto l'impero britannico nel giro di 10 anni. E come sappiamo, non ci ha preso, ci ha strapreso. Fusaro una volta si è espresso nella sua pagina Facebook, affermando che nessun marxista può essere favorevole all'immigrazione, poiché questa sarebbe uno strumento del turbocapitalismo. Non si capisce come. Un ragazzo corresse Fusaro facendogli notare, citando Marx, che in realtà Marx stesso dice il contrario, affermando che non ci può essere una rivoluzione nazionale come la vuole Fusaro senza che ce ne sia una internazionale, e che il lavoratore inglese non sarà libero fino a quando non sarà libero anche quello egiziano, e anzi affermò che l'immigrazione era uno dei peggiori nemici del capitalismo, in quanto rompe le barriere culturali, unifica le forze lavoratrici e esporta idee di ribellione in paesi che non ne hanno. Diego Fusaro che cosa ha fatto? Forse rispondere? Forse citare Marx? Forse arrabbiarsi? Forse urlare? No. Ha cancellato il commento e ha bannato l'utente, senza rispondere. Tutti i suoi fan si sono arrabbiati e da quel momento hanno copincollato ovunque la risposta originale del ragazzo. Questo, signori miei, è Diego Fusaro, un antimarxista che scrive per Casa Pound, totalmente ignorante di filosofia, ma che vuole spacciarsi per un marxista perché fa figo stare dalla parte dei poveri. Tornando a Marx, che è meglio, tutto sta alla proprietà privata. La proprietà privata dei mezzi di produzione è, come abbiamo visto, la radice per Marx di tutti questi mali, perché permette di sfruttare il lavoro altrui per accrescere egoisticamente la propria ricchezza. La proprietà privata, che come aveva già dimostrato Rousseau, non è sacra, è un costrutto umano che prima non esisteva. Una volta le spiagge erano di tutti, e solo dopo alcuni uomini hanno detto «Da oggi questo pezzo di terra è tipo una cosa mia, e dovete pagarmi per entrarci». A chi si lamenta che sotto il socialismo la proprietà privata cesserà, Marx risponde che sotto il capitalismo per 9 decimi ce l'hanno già tolta, ma in senso egoistico. E come abbiamo visto, oggi siamo più diseguali che ai tempi di Marx. L'idea che stiamo meglio è una semplice illusione. Noi italiani stiamo meglio solo perché siamo in un paese ricco. Ricco perché ci sono paesi del terzo mondo su cui tale ricchezza si regge. Ricordatevi sempre, non c'è qualcuno che guadagna se non c'è qualcuno che paga. I soldi non crescono sugli alberi. Prima di passare al socialismo, ultima curiosità. Quando nasce il capitalismo? Secondo Marx, i primi germogli c'erano già ai tempi di Aristotele. Infatti lui distingue tra Alto Medioevo, che è agostiniano, e Basso Medioevo, che è tomistico, che riprende Aristotele, e il Rinascimento come primissima forma di capitalismo proprio in Italia. La Germania, con il suo idealismo hegeliano, è stata bandiera dell'ideologia liberale, affermatasi in Francia, ma è solo in Inghilterra che il capitalismo industriale si è affermato. Già con Lutero, che però aveva sostituito la servitù della devozione con la servitù della convinzione. Egli ha spezzato, dice Marx, la fede nell'autorità, restaurando l'autorità della fede.
Secondo Marx, il capitalismo si afferma in luoghi non troppo rigogliosi né troppo aridi, perché deve basarsi sullo sfruttamento più che sulle risorse, ma servono molte risorse per creare l'eccedenza di tempo e lavoro. L'economia si basa sulla proprietà privata, ma non ce la spiega. Il comunismo, dice Marx, non toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei prodotti sociali, toglie solo il potere di soggiogare il lavoro altrui mediante questa appropriazione. Passiamo quindi ai socialisti pre-marxisti. Marx li critica chiamandoli falsi socialisti e li divide in tre categorie: socialismo reazionario, socialismo borghese e socialismo utopico. Il socialismo reazionario è come quello di Fusaro, attacca il capitalismo usando parametri conservatori. Vorrebbe sostituire un'oppressione capitalista con una ancora peggiore, un po' come chi critica i neri che vengono pagati di meno dei bianchi dicendo che andrebbero proprio schiavizzati. Diciamo che resti lì per lì un po' stupito. Il socialismo reazionario è diviso a sua volta in tre tipi: feudale, piccolo borghese e tedesco. Quello feudale ha una visione romantica e falsa del feudalesimo, che critica i difetti del capitalismo proponendo di tornare al sistema prima, che era molto peggiore, cercando il supporto dei proletari contro i borghesi. Come fa appunto Fusaro? Il mondo moderno fa schifo e allora torniamo indietro, quando invece Marx schiaffeggia questi falsi socialisti dicendo loro che i lavoratori hanno già pochi diritti e non dovrebbero perdere quei pochi che hanno ottenuto. Diego Fusaro critica l'emancipazione femminile e il femminismo, mentre Marx era un convinto femminista e sosteneva che la società opprime le donne proprio per questa sua tendenza intrinseca a gerarchizzarsi. L'uomo non sarà libero fino a quando anche la donna non sarà libera e sua pari. Vi chiedo di tenere a mente che oggi queste cose sembrano ovvietà, o meglio, quasi tutti sembrano ovvietà. Oggi va di moda criticare il femminismo, o meglio, andava di moda nel 2016, ora per fortuna sta scemando. Ma all'epoca di Marx era come parlare di asini che volano. Il socialismo piccolo borghese, tipico di Sismondi, è quello della piccola borghesia rovinata dal capitalismo industriale, che vorrebbe arrivare ad uno stadio precedente di capitalismo, più corporativistico, tipo l'Italia dei comuni. Loro si illudono quindi che il capitalismo non rinascerà e pensano che quel modello fosse privo di sfruttamento. Ed infine il socialismo tedesco, sedicente vero socialismo, quello in cui più che al benessere dei proletari si pensa ad un uomo con la U maiuscola, un uomo, ed è dato da una reazione con una rabbia che vuole uno stato forte e perdita dei diritti. Rendiamoci conto che Marx sta anticipando l'avvento del fascismo con questi avvertimenti, e infatti i fascisti proclamavano di essere i veri socialisti, anche se di socialista non avevano neanche il nome. Il socialismo conservatore vorrebbe risolvere i difetti del capitalismo senza togliere il capitalismo. È come un medico che invece di curare la malattia cura solo i sintomi, non risale alla causa e pensa che solo gli effetti importano. Sono quelli che vorrebbero la borghesia senza proletariato, la proprietà senza il furto, il positivo facendo finta che non ci sia il negativo. Ma Marx mostra che il capitalismo, per come è strutturato, produce inevitabilmente questi problemi e le disuguaglianze. Criticando Proudhon, mostra che dire la proprietà privata è un furto implica essa stessa il concetto di proprietà privata. Ed infine il socialismo utopista, come quello di Owen e Saint-Simon. A loro riconosce di aver capito che il capitalismo è un sistema fallato e che non si risolva a suon di pezze, come non si può avere uno schiavismo dal volto umano, ma li critica perché non riconoscono la funzione storica del proletariato, fanno appello a tutti i ceti, ma li perdona perché ai loro tempi non c'era un proletariato industriale. Li critica perché il loro anticapitalismo non è scientifico, non analizza le cause economiche, è solo moraleggiante, propone di creare piccole utopie che funzionano magari solo in piccolo, solo per brevi termini. Tuttavia, prende molto da loro, come le comuni di Fourier e la pianificazione economica di Saint-Simon. Quindi, parliamo infine di sto benedetto socialismo. Proletari di tutto il mondo, unitevi, non avete da perdere che non le vostre catene. Una volta che togli tutto ad una persona, lui non può scendere più in basso e si rivolterà. La rivoluzione, secondo Marx, sarà mondiale, anche se Marx afferma che non sarà tutta nello stesso momento e che alcuni paesi ci arriveranno prima, ci torniamo dopo su questo. Non avverrà sempre allo stesso modo, afferma che in alcuni paesi sarà necessaria una rivoluzione violenta, in altri sarà possibile giungere al socialismo con mezzi democratici e pacifici, lo ha detto più volte, confermandolo nel celebre discorso dell'Aia. Quello che certi pseudocomunisti tipo Rizzo non capiscono è proprio questo. Marx non criticava l'idea di arrivare al socialismo democraticamente, ma avvertiva il pericolo di allearsi con le forze borghesi. E ha avuto ragione, perché alla sua epoca i borghesi si allearono con i nobili, divennero reazionari, e i socialdemocratici tradirono i comunisti massacrandoli, cosa che ha favorito l'ascesa di Hitler. La rivoluzione, alla fine, condurrà l'unione di tutti i paesi in una sola grande federazione. Capito, Fusaro? A questo punto si entra nella dittatura del proletariato. Molte persone ignorantissime di Marx lo criticano per questa fase. Io, ahimè, devo dire che il 90% dei critici di Marx non lo ha mai letto, e il 9% lo ha letto ma non lo ha capito. Molti leggono dittatura e pensano a Stalin, pensano che Marx intenda una roba simile. In realtà questo è frutto di una profonda ignoranza filosofica. Marx sta parlando di una dittatura di classe, non di una dittatura politica. Marx era un fautore della democrazia, dei diritti civili e delle libertà, tranne la libertà di sfruttare e la proprietà privata, che per lui sono forme di sfruttamento e privilegio. Per Marx, ogni epoca è una dittatura di classe. La democrazia capitalistica, ad esempio, è una dittatura della borghesia.
quella in cui siamo adesso, anche se ci sono libere elezioni. Con la dittatura del proletariato, Marx non intende abolire le libertà, la fine delle elezioni, l'accentramento di poteri nelle mani di un solo uomo, bensì intende che il proletariato prenda il controllo dello Stato al posto dei più ricchi. Resta democratica, ma ora l'uguaglianza sarà formale e sostanziale. Per dire, una democrazia per un fascista è una dittatura, in quanto non permette ai dittatori di diventare dittatori. Per un aristocratico, una repubblica è una dittatura, perché non riconosce i diritti feudali. Questo è quello che intende Marx con dittatura del proletariato. I proletari non riconoscono i diritti di una minoranza a governare e diventare privilegiata. Sarà una dittatura democratica, in quanto i proletari sono la quasi totalità della popolazione. Sarebbe stupido fare una rivoluzione per poi lasciare che gli ex dittatori tornino al potere quando vogliono, allora che la fai a fare? Marx fa notare che ogni volta che c'è una rivoluzione, la classe che prima era al potere cerca di riprenderselo. Pensate agli assolutisti in Inghilterra, pensate ai nobili nella Rivoluzione Francese, pensate ai neofascisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe da stupidi, per motivi popperiani, diremmo oggi, lasciarglielo fare, lasciare che in nome della libertà di pochi si cancellino le libertà di molti. Questa fase è solo una transizione. A questo punto ci sono due fasi. La prima fase è del socialismo, la seconda è del comunismo. Il socialismo è la fase in cui si mantengono alcune caratteristiche del capitalismo, nel senso che ora tutta la proprietà è dello Stato, cioè che è una sorta di grande capitalista. È una fase in cui lo Stato esiste ancora il denaro, esiste ancora un mezzo, lo Stato, solo che nelle mani del proletariato. In questa fase vige la meritocrazia, a ciascuno secondo il suo lavoro, e si vogliono livellare le differenze e portare sviluppo economico. Marx critica chi vorrebbe porre la comunanza delle donne. Questo è sempre un modo di ragionare basato sul possesso e sull'invidia. Si entra poi nella seconda fase, il comunismo, in cui lo Stato cessa di esistere, perché è solo un mezzo, e prima o poi andrà abolito, sostituito da altri mezzi. Quindi Marx è doppiamente critico di Stalin e del suo feticismo statalista, in cui non c'è più denaro e a ciascuno viene dato secondo i suoi bisogni, da ciascuno viene preso secondo le sue capacità. Marx, infatti, critica gli egalitaristi, quelli che dicono che bisogna dare a tutti quanti uguale quantità di tutto, pensate alle scatole. Un uomo alto, uno medio e uno basso vogliono vedere oltre un muro. Se gli dai tre scatole uguali, quello alto che già magari ci vedeva non gli serve, quello medio ci vede, quello basso non ci arriva. Invece devi dare una scatola bassa a quello alto, una scatola alta al basso e così via. Insomma, Marx dice che la società deve regolarsi in modo intelligente, non trattare tutti quanti con gli stessi mezzi. Che senso ha dare medicine contro il cancro anche ai sani, anche se magari non bastano per i malati? Diamole soltanto a chi è malato. Marx dice che ogni essere umano è diverso e quindi avrà diversi bisogni e diverse capacità e la società deve regolarsi di conseguenza. Anche se esistessero due bastoncini identici in tutto e per tutto in ogni atomo, per il solo fatto che sono due oggetti diversi, sono intrinsecamente diversi nella loro essenza. Due cose sono identiche soltanto quando sono uno. Il proletariato ha quindi la missione storica di cancellare ogni dialettica di classe, perché con la rivoluzione non ci saranno più classi che stanno sotto, saranno tutti proletari. Non si vuole girare la ruota ma spezzarla. L'uomo sarà rinnovato, diventando homo novus, perché cambiando la struttura cambia la sovrastruttura. Saranno diverse le arti, diversa la scuola e quindi diverso il modo di pensare, non più egoistico come al capitalismo. Si pensi a come la mentalità medievale era molto diversa da quella odierna e la gente era molto più propensa all'autosacrificio. Di nuovo, la tendenza a pensare che come siamo oggi è come è da sempre e sempre sarà. Marx non afferma di fare profezie sul futuro, semplicemente di predire pattern dati da bronze e necessità economiche. Hegel disse che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere che la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa, afferma Marx. E quindi rispondiamo ad una domanda comunissima. Differenza tra socialismo e comunismo. La differenza è che ci sono tre possibili definizioni. Da un lato possiamo definire socialismo tutti quei filosofi anticapitalisti venuti prima di Marx e anche dopo di Marx che non sono marxisti. Insomma, tutti i socialisti non marxisti sono socialisti. I marxisti invece sono comunisti, perché appunto il loro fine è il comunismo. La seconda definizione è la differenza tra riformisti, coloro che non vogliono abolire il capitalismo, ma solo riformarlo, e massimalisti, coloro che vogliono compiere la rivoluzione. E questi sarebbero i comunisti. La terza definizione sarebbero i marxisti in generale, chiamarli socialisti, e i marxisti che seguono le linee di Lenin, comunisti. Ma in generale, socialismo e comunismo sono le due fasi che vengono dopo il capitalismo, ricordatevelo. Marx era un grande ammiratore di Darwin e gli scrisse, e Darwin rispose ringraziandolo e dicendogli: credo che entrambi lavoriamo onestamente nel desiderio di estendere la conoscenza. Io penso che di fronte alla risposta del suo senpai Marx si sia semplicemente esploso. Sappiamo anche che Marx sostenne Lincoln, vedendone l'ascesa politica, e tenne una corrispondenza con l'ambasciata americana. La vita di Marx fu travagliata, il re di Prussia lo fece espellere dal suo paese, dovette rifugiarsi in Francia, criticò l'idea che la rivoluzione si potesse fare nel giro di una notte grazie ad un pugno di uomini. Capito, Brigate Rosse? E comunque la Comune di Parigi
nonostante non seguisse i suoi ideali, la sostenne comunque, perché Marx, a differenza di alcuni suoi sedicenti seguaci moderni, non era stronzo e capiva che anche se qualcuno non la pensa esattamente come te, vale comunque la pena supportarsi a vicenda in vista di un obiettivo comune. Capito ogni partito di estrema sinistra nella storia italiana mai esistito? Che ci credete o meno, Marx aveva anche pensato alla possibilità di una rivoluzione in Russia. E vi starete chiedendo cosa ne pensava. Marx riteneva, ha scritto tante volte su questo topic, che fosse possibile saltare il capitalismo e arrivare direttamente al socialismo in Russia. Fu Lenin ad approfondire questa idea, esaminando come, siccome i paesi più ricchi e capitalisti si reggono sui paesi più poveri, che non hanno il privilegio di essere democratici e capitalisti, la Russia, che è il più povero e più oppresso, è proprio l'anello debole da cui far partire la rivoluzione. Idea che gli americani condividevano, famosa in punto alla loro teoria, secondo cui il domino nasceva dalla Russia e la rivoluzione sarebbe poi estesa a tutti i paesi: la Cina, il Vietnam, la Corea, la Cambogia, il Laos e così via. Marx, infatti, aveva osservato che le terre in comune dei Mir russi erano una forma di protosocialismo. Però Marx aveva avvertito che bisognava prima eliminare le influenze negative, culturalmente ed economicamente parlando, che avrebbero assalito le comuni da ogni lato. Solo in questo modo, saltando lo sviluppo capitalistico, una rivoluzione in Russia avrebbe funzionato. Quegli asini dei prussiani non si accorgono che l'attuale guerra conduce ad una guerra tra la Germania e la Russia. Inoltre, questa guerra numero 2 sarà la levatrice dell'inevitabile rivoluzione sociale in Russia. Come potete vedere, ancora una volta Marx ha predetto il futuro. Fu proprio il mega conflitto mai visto prima tra Germania, Russia e tutte le potenze alleate della prima guerra mondiale che ha condotto alla rivoluzione comunista. Marx critica coloro che volevano arrivare alla rivoluzione tutto d'un colpo, affermando che ci sarebbero voluti decenni già solo per poter cambiare la mentalità dei proletari. Figuriamoci tutto il resto. Capito, carristi? Marx inoltre critica, senza saperlo, Stalin, dimostrando che la sua idea di socialismo in un solo paese è assolutamente antimarxista, antisocialista, reazionaria e filocapitalista. Infatti Engels si chiede, sarà possibile per la rivoluzione avvenire in un solo paese? Ed Engels risponde, perentorio, no. Perché con la nascita del mercato globale tutti i popoli sono portati in relazioni così vicine che nessuno è indipendente dagli altri. La rivoluzione, quindi, avverrà in tutti i paesi, o almeno in tutti quelli industrializzati, più o meno rapidamente in ognuno di loro, e sarà ostacolata in Germania, ma sarà più facile in Inghilterra. Marx afferma che i comunisti vogliono abolire le nazionalità e i singoli stati-nazione. Sempre sulla Russia, Marx affermava che solo se la Russia diventerà un segnale per i proletari occidentali, affinché si completino tra loro, ci potrà essere uno sviluppo comunista. Come potete vedere, con poche parole, Marx praticamente piscia in testa a Stalin, dimostrando che, con il suo agire imperialistico e statalistico, egli ha suicidato la rivoluzione, supportando i grandi borghesi. Marx era una persona descritta come molto socievole, si fidava ciecamente dei suoi amici, viveva in una casa disordinata per via dei figli, ma era molto umile con gli ospiti e generoso. Frequentava quasi ogni giorno il British Museum e la sua biblioteca, scriveva fiction e studiò inglese e italiano. L'Internazionale Socialista, l'unione di tutti i partiti dei vari paesi ispirati alla filosofia di Marx, come i Power Rangers rossi in quegli episodi in cui si incontravano tipo crossover, era scossa da due correnti. Da un lato quella di Marx, che credeva in tutte queste cose, e dall'altro quella di Bakunin, anarchica, la quale voleva abolire lo Stato subito, senza passare alla fase socialista, pensando che questo non avrebbe avuto alcuna conseguenza negativa. Bakunin è tipo l'allievo nel maestro Jedi Marx, che poi diventa Sith. Avresti dovuto portare equilibrio nel socialismo, non dividerlo! Ti odio! Marx rispose alle critiche di Bakunin, come quelle in cui diceva che i nuovi politici eletti dal proletariato, una volta diventati governanti, cesseranno di essere lavoratori. Marx lo distrugge con una sola frase. Non più di quanto un industriale odia cessare di essere un capitalista quando viene eletto membro del consiglio comunale. Spento il dissing del 1800! E continua dicendo, se solo il signor Bakunin avesse una minima familiarità, anche solo con la posizione di un dirigente di una cooperativa di lavoratori, butterebbe all'ortiche tutti i suoi incubi sull'autorità. Nel congresso del 2 settembre del 1872 l'AIA ha ribadito la maggioranza sostenitrice di Marx e gli anarchici vennero espulsi. Ora quindi sapete la differenza tra comunismo e anarchia e come si sono separati. Marx si oppose tutta la vita al colonialismo e al lavoro minorile. Supportò anche l'indipendentismo irlandese. Marx ebbe problemi di salute per tutta la vita, al fegato e ai polmoni in particolare. Fumava sigaretti economici, i suoi successori invece, come sappiamo, hanno scoperto il sigaro cubano. Quando sua moglie morì era completamente distrutto e morì 15 mesi dopo di lei. Al suo funerale, in esilio, parteciparono poche persone. Engels disse che se n'era andato l'uomo più geniale del suo tempo. Sulla sua tomba venne scritto «Lavoratori di tutto il mondo, unitevi», l'ultima frase del manifesto comunista. L'amico Engels lasciò in eredità moltissimo alle figlie di Marx quando morì. La casa di Marx venne comprata dall'SPD e divenne un museo. Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana. Mi pare lo abbia detto Engels, potrei sbagliarmi. Tra l'altro Engels credeva nella ciclicità del cosmo. I filosofi hanno interpretato il mondo in vari modi, ma il punto è cambiare il mondo, diceva Marx.
e lui ha effettivamente cambiato il mondo. Alle sue idee si ispirarono partiti da tutto lo spettro politico. Rivoluzioni sono avvenute in un terzo del pianeta ispirate alle sue idee. Purtroppo questa è una lama a doppio taglio, perché oggi taluni vorrebbero davvero incolpare Marx per i crimini di Stalin e i suoi compari. E non importa quante volte si ripete che quello non c'entra nulla con il marxismo, i detrattori semplicemente posteranno un meme in cui si sfotte la frase «non era vero comunismo» e così pensano di finire il dibattito. A far diventare qualcosa un meme non significa dimostrarlo. Quello di Stalin non era comunismo. Non lo era già solo per definizione, perché il comunismo è la fase in cui non c'è stato, non c'è moneta. Lo Stato e la moneta c'erano come, quindi al massimo si può parlare di socialismo. Ma non era neanche socialismo, perché Marx ha detto un sacco di cose che non bisogna fare e Stalin le ha fatte lo stesso. Ma allora cosa c'è di socialista? Se io dico che il partito morte bianchista consiste nel non mangiare burro e tu mangi burro, che cazzo ti proclami morte bianchista a fare? Non ha senso! Chiunque legge Marx e poi studia la storia dell'Unione Sovietica, sotto Stalin, o afferma che le due cose sono incompatibili, oppure è disonesto intellettualmente, mente sapendo di mentire. E purtroppo quasi tutti i paesi socialisti, tra virgolette socialisti, della storia si sono ispirati allo stalinismo, vedi Mao o Ceausescu, per dire. Non esisteva solo quel modello, esistevano moltissime altre correnti di pensiero, ma nessuna di loro si è mai affermata a parte lo stalinismo. Di conseguenza, l'idea che siccome Stalin ha fallito, allora la colpa è di Marx, risulta ridicola e barzellettistica. Chi vuole criticare Marx dovrebbe criticarlo per i suoi testi, non per il suo fan club. Come se poi i primi tentativi di democrazia siano andati bene, ricordiamo il Commonwealth o Napoleone. Non parliamo poi di certi libri orribili come Il libro nero del comunismo, che sono considerati la carta igienica della storia moderna. Gli storici prendono più sul serio il libro della giungla, quello della Disney, per dire. Noi viviamo in un mondo capitalista, quindi esiste un vero e proprio indottrinamento, considerare sicuramente sbagliate tutte le possibili alternative, così nessuno prova a cambiarlo. Marx invece è un filosofo che ha cambiato la storia, a lui si ispirarono Nelson Mandela, Gandhi, Albert Einstein e tantissimi altri intellettuali, artisti, filosofi, soprattutto nel Novecento, che hanno contribuito al pensiero di ogni storia dell'umanità. È l'unico filosofo che ha avuto una simile portata. Il marxismo è una di quelle quattro grandi cose che la filosofia ha creato. La scienza, la psicologia, il marxismo appunto e la teologia. Storicamente i meriti di Marx sono da ricondursi al fatto che ha contribuito ad organizzare i lavoratori. È grazie a Marx che sono nati i sindacati, gli scioperi, le manifestazioni e tutte quelle conquiste come il salario minimo, la giornata lavorativa di 10 ore in Inghilterra. Ed infine le conquiste, infinite altre conquiste in ogni paese, conquiste che non sarebbero piovute dal cielo per generosità di chi ha potere. Marx sarebbe sicuramente rimasto affascinato dal fordismo e, se lo avesse visto, di certo ben si adatta alle sue predizioni. Il marxismo ancora oggi è una filosofia attuale, oggi che l'economia è sempre più diseguale e ingiusta. Partiti da tutto lo spettro politico e da tutto il mondo vi si ispirano. Persino a destra, quando si perde popolarità, si usa la retorica marxista. Non è un caso che Salvini abbia detto ai tempi «io sono più a sinistra di Renzi». Cosa che sappiamo è barzellettistica a dir poco. Ultime tre cose. Marx influenzò la scuola economista keynesiana, oggi la più popolare nella storia, che appunto critica il libero mercato e ritiene che sia necessario regolarlo. In particolare si ispirarono a lui per il concetto che il risparmiatore sia all'origine dell'investimento. Marx risponde anche ai fautori della piena automazione, dicendo che lui non è contro il lavoro di per sé. Per lui siamo homo faber. Il lavoro è una parte di noi, ma è contro il lavoro forzato e non creativo. E infine, Popper pose la domanda se il marxismo fosse scientifico e rispose negativamente, mettendolo sullo stesso piano di nazismo, religioni, platonismo e tutte le dittature, in maniera alquanto centrista. In realtà Popper visse nell'epoca che ha vissuto e la sua visione del marxismo era distorta dalla visione stalinista, assolutamente antimarxista da ogni punto di vista. In realtà, perché una teoria sia scientifica, deve fare predizioni che siano falsificabili, ossia che si possono smentire con un dato empirico, e Marx fa e come predizioni falsificabili. La caduta del saggio del profitto è una di queste, quindi Popper sbaglia a definire il marxismo una pseudoscienza. La domanda è semmai se il marxismo ci abbia preso o meno, e questo è ovviamente motivo di dibattito ancora oggi. Vi lascio il link Amazon del Capitale e del Manifesto del Partito Comunista in descrizione. Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il canale Twitch dove faccio live, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se vuoi donare per sostenere il canale, il negozio con le magliette ufficiali, la lista dei desideri di Steam se vuoi giftarmi un gioco, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei Patreons e ci vediamo al prossimo video. Adesso nei commenti minimo 30 accuse di comunismo, stalinista aggiungerei, stalinista polpottiano per essere precisi, degli haters le esigo. Se no, proprio delusione massima. È risaputo che se spieghi qualcosa e non lo smerdi, allora sei succube servo, sicuramente.
Non parlerò delle varie scuole dell'anarchia e le varie scuole del comunismo perché c'è materiale per due video a parte. Un video sicuramente molto lontano nel futuro, perché intanto finiamo i filosofi. Poi ne parliamo di come queste correnti si litigano tra di loro a chi ce l'ha più lungo.